Buona domenica, buona serata, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica sportiva calcistica di TV6, oggi ovviamente in formato ridotto perché questo pomeriggio abbiamo seguito il successo del Teramo contro il Catania, vittoria per 1-0 che prenderà gran parte della nostra trasmissione. Poi c'è stato anche un recupero in Serie D, 0-0 tra Matese ed Aprilia, ma chiaramente il focus è tutto o quasi sul campionato di Serie C e anche poi nella seconda parte sulle prospettive del campionato di Serie D. A proposito di Serie C, si sono conclusi poco fa i match delle 17:30. Vittoria in alto in classifica della Ternana 1-3 sul Bari, davvero i rossoverdi in forma smagliante, ma soprattutto che si confermano una forza enorme di questo campionato. Questi i risultati: vittoria anche della Vibonese all'ultimo istante contro il Potenza nel primo pomeriggio, vittoria del Palermo contro la Paganese 2-1. Sapete del successo del Teramo contro il Catania, rinviata a Bisceglie Casertana. Il prossimo avversario del Teramo è il Foggia, battuto in fuori casa la Cavese 0-1 e poi due pareggi 1-1 tra Turris e Juve Stabia, Virtus Francavilla e Catanzaro. Vediamo rapidamente la classifica prima di salutare i miei compagni di viaggio: 27 punti per la Ternana, 20 per Teramo e Bari, 16 per Turris e Catanzaro, 15 per l'Avellino, 14 per la Juve Stabia, 13 per il Foggia, 12 per la Vibonese, 10 per la Paganese, 9 per Catania, Palermo, Monopoli, Potenza e Virtus Francavilla, 7 per Bisceglie e Viterbese, 6 per la Casertana, 5 per la Cavese. In redazione saluto Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao e buonasera a tutti. E saluto in collegamento Ania Cantagalli, ciao Ania. Ciao, buonasera a tutti. Oh, tra poco ovviamente vedremo il tuo servizio, parleremo di Teramo Catania, però prima una notizia che non riguarda ovviamente il calcio giocato, ma che è normale che noi vediamo, ovvero nel pomeriggio, e parliamo certamente di emergenza Covid, c'è stata la riunione del Comitato Tecnico Scientifico Abruzzese per la situazione dell'emergenza nella nostra regione. Preoccupano le situazioni nell'Aquilano e in provincia di Teramo e dunque bisogna vedere, poi è iniziato a seguire la giunta regionale che dovrà adottare dei provvedimenti che potrebbero essere, rispetto alla zona arancione all'interno della quale siamo da mercoledì, ancora più restrittivi. Chiaramente si attende l'ufficialità. Oggi erano 470 i nuovi positivi su 3.697 tamponi, 8 i nuovi decessi, 183 nuovi positivi in provincia dell'Aquila, 116 in provincia di Chieti, 100 in provincia di Teramo, 95 in provincia di Pescara, 17 fuori regione. Però quello che vi stiamo raccontando, e l'abbiamo seguito nel pomeriggio contestualmente, Andrea, alle partite, è stata questa riunione del CTS regionale con le decisioni che non sono ancora ufficiali. Non si può, probabilmente non si potrà, forse, però il condizionale qui è veramente d'obbligo, non si può parlare forse di zona rossa, ma c'è un'autoproclamazione di uno stato emergenziale superiore alla zona arancione per l'Abruzzo. Questo potrebbe portare probabilmente a ulteriori provvedimenti che potrebbero riguardare ad esempio la scuola, soprattutto quella delle classi inferiori, che hanno una didattica in presenza, ma ovviamente sono tutte da confermare. Potrebbe riguardare anche, non dico a macchia di leopardo, però nelle situazioni dove c'è un maggior numero di positivi. E in questo senso il capoluogo di regione, l'Aquila, l'Interland Aquilano, la Marsica e la provincia di Teramo, soprattutto alcune zone, sembrano essere in una situazione di più grave difficoltà. Sì, dopo tutto
lo dicono anche i numeri, noi stiamo un po' a qualche indiscrezione, quindi non possiamo dare al momento notizie ufficiali, appena le avremo, se le avremo proprio in questa ora abbondante, ora e mezza che staremo insieme, chiaramente informeremo tutti i cittadini che sono in visione e in ascolto, però sì, c'è stata la riunione del CTS nel pomeriggio, poi la giunta, sono decisioni che arrivano proprio dalla regione che, come sappiamo, in base anche agli ultimi DPCM può prendere provvedimenti più restrittivi rispetto al campo che viene offerto dai DPCM e dalle suddivisioni anche per zone gialle, rosse e arancioni. Le regioni non possono prendere decisioni estensive, cioè allentare, possono soltanto prendere decisioni ancor più restrittive. Noi siamo tecnicamente in zona arancione. Potremmo ritrovarci su decisione della Regione nelle prossime ore anche in una zona rossa, però queste sono, non possiamo ancora dare per ufficiale questa notizia. Si va verso provvedimenti ulteriormente restrittivi, sotto la lente di ingrandimento, come hai detto tu, ci sono le scuole, quindi non ci resta ora che aspettare. Da martedì probabilmente saremo in una situazione ancora più ristretta in termini di misure, sia per quanto riguarda magari la circolazione, sia per quanto riguarda anche lo sviluppo delle attività, sia per quanto riguarda le scuole. Siamo in attesa. Assolutamente, noi ovviamente nel corso della nostra trasmissione, se dovessero esserci degli aggiornamenti, ve li daremo tempestivamente. Chiaramente, come vedete dalla nostra ultima ora, misure che, se dovessero essere confermate, sarebbero in vigore dalla giornata di martedì, quindi non da domani ma da martedì, anche perché soprattutto l'Aquila preoccupa dal punto di vista dei posti in terapia intensiva. Comunque, abbandoniamo il capitolo emergenza, ma ovviamente teniamo sempre sotto controllo quello che è il problema più grande, non solo della nostra regione ma planetario, per andare a vedere il tuo servizio. Teramo Catania 1-0, vediamo il servizio firmato da te. Teramo riprende la marcia dopo la sconfitta contro il Catanzaro. Ilario, ormai bomber biancorosso, decide infatti il match contro il Catania con una rete nella fase iniziale di partita. Sono due i cambi nel Teramo rispetto alla formazione che ha perso a Catanzaro. Bonino, come nelle attese, prende il posto di Pinzauti, mentre Soprano, dopo un mese e mezzo lontano dal campo per infortunio, torna titolare al posto di Iotti. Il Catania, vittima delle assenze, vara per la prima volta in stagione la difesa a 4, abbandonando il consueto 3-5-2. Il dialogo rimette subito in mostra il marchio di fabbrica, la pressione immediata sui portatori di palla, anche a modo di riscatto dopo il primo stop stagionale. Pressione che infatti dà anche i frutti sperati. Da un'azione che si sviluppa sulla sinistra, Costa Ferreira serve l'assist basso per Ilari, che firma il vantaggio per il Teramo e il suo quinto gol stagionale. Il Catania, seppur nelle difficoltà, prova a reagire. Lo fa dall'olio e da calcio di punizione, chiamando Lewandowski a rifugiarsi in angolo. Non ci saranno grosse occasioni create dai rossoazzurri da questo momento in avanti, ma in generale, dopo l'episodio di Dall'Olio, il Catania sembra poter gestire meglio il possesso rispetto al Teramo, che pare invece attendere gli avversari. Lewandowski rischia su un'uscita un po' avventata con gli avanti ospiti, che non ne approfittano, mentre Bonino al 42esimo prova l'iniziativa personale con un tiro che termina di poco alto sulla traversa. La ripresa Raffaele si gioca dopo pochi minuti la carta a Reginaldo al posto di Piovanello, ed è proprio Reginaldo al decimo ad avere sul destro la chance per il pari, indirizzando incredibilmente al lato da buona posizione. Paci risponde al quarto d'ora con il ritorno in campo di Bombaggio al posto di Mungo, che nel corso del primo tempo, già ammonito, aveva anche rischiato il secondo giallo. Al 19esimo Ilari serve un pallone in profondità, Costa Ferreira si ferma perché è in fuorigioco, Bonino invece raccoglie, ma tu per tu con Martinez si fa ribattere in calcio d'angolo. Un minuto più tardi invece è Pecorino ad avere l'opportunità del pari, sprecata anche in questo caso. Il Catania si fa decisamente preferire nella ripresa ed i cambi di Raffaele consentono di aumentare la pressione ma non di concretizzare. Al 31esimo ci prova ancora Pecorino con un tiro deviato in angolo. Di Francesco invece, qualche minuto più tardi, entra in area, manca forse l'appoggio verso il centro, tentando la conclusione personale murata in qualche modo dalla difesa ospite.
Al 40esimo Calapai supera Diakité, ingenuo su qualche scelta nella ripresa. Il pallone arriva in mezzo con Lewandowski che in qualche modo ferma il pallone in due tempi. Al 45esimo l'ultima vera occasione del match con un colpo di testa di Silvestri dagli sviluppi di una punizione, ma la sfera viene alzata troppo sulla traversa. Il Bonolis si conferma ad un fortino biancorosso con il Teramo sempre vincente tra le mura amiche, dove tra l'altro non ha mai incassato gol. E proprio al Bonolis si torna mercoledì per recuperare la gara contro il Foggia. Saranno da valutare però le condizioni di Bombaggi, uscito zoppicando e con il ghiaccio sulla caviglia destra. Oh, queste le immagini della partita. Ania, siccome tra poco andiamo in collegamento anche telefonico con il collega di Catania, Giovanni D'Antoni, ti chiedo, poi ovviamente ci torneremo, in 30 secondi, cos'è questa, la vittoria della maturità? È la vittoria della rivalsa, è la vittoria della maturità che nonostante magari un Teramo non eccellente è riuscito comunque a portare a casa i tre punti, soprattutto dopo uno stop, il primo stop stagionale, non era facile insomma la reazione, c'era un po' di curiosità per capire come avesse reagito il Teramo ed è riuscito comunque a portare a casa la vittoria che è la cosa più importante. Con la stessa sintesi, cosa ti ha convinto, cosa meno? Mi ha convinto Ilari, ma è una cosa abbastanza scontata visto che comunque quando viene chiamato in causa si fa sempre trovare pronto e presente. Non mi ha convinto e non mi sta convincendo da un paio di gare, insomma la condizione fisica generale evidentemente qualcosina un po' manca rispetto all'inizio del campionato, ma è assolutamente una cosa normale. Oh, io do la buona serata e lo ringrazio per essere con noi, Giovanni D'Antoni. Ciao Giovanni. Ciao, un saluto a tutti, buonasera. Grazie ovviamente per aver accettato il nostro invito, collega insomma di Catania. Invece volevo chiederti che cosa, anzi non che cosa non ha funzionato nel Catania, ti chiedo se al di là del fatto che non lo ammetterà mai, se Raffaele si è pentito di questo 4-3. Noi ci abbiamo provato anche a poterlo incalzare in merito al modulo, ma purtroppo non c'è pentimento da parte del tecnico del Catania. Quello che invece credo che sia stato anche compreso dallo stesso tecnico rossazzurro è che non c'è stato carattere, e ancora una volta, e se me lo concedete ancora di più, serviva oggi dopo una prova incolore nel derby che veniva vista più come due punti persi che un punto guadagnato, ci si aspettava qualcosa di più dalla squadra rossazzurra, e invece un Teramo che, come diciamo anche voi in studio avete potuto notare, una squadra organizzata ma che non ha fatto la sua miglior partita in campionato, ha adempiuto sicuramente a quello che era il compito, è stato più concreto del Catania e nonostante non abbia sfornato la miglior prestazione stagionale è riuscito comunque a portare a casa il risultato. Ecco, il Catania ha molto da recriminare, ma soprattutto cercare una svolta, e ci sono 72 ore per farlo, per poter finalmente crescere in carattere, che è quello che si chiede alla formazione di mister Raffaele. Ecco, sembra strano perché è una squadra che è scesa in campo con un tridente che poi ha inserito per esempio Reginaldo, ha inserito Emmausso, sì. Non riesca a trovare in questo caso, e lo ha ammesso anche Raffaele a fine gara, non riesca a trovare la via della rete. Hai centrato il punto, perché il Catania è sceso in campo con un tridente molto giovane, un 99, un 2001 e un 2000 in attacco, ma nonostante questo quella freschezza non si è notata. Al contrario, con Reginaldo e Mausso la squadra ha cercato insomma livelli di imbastire delle trame maggiori, ma allo stesso tempo pecca di concretezza. È un Catania che negli ultimi 20 metri fatica terribilmente, e voi l'avrete sicuramente notato anche alla vigilia di questa sfida di campionato, che il Catania di fatto ha un problema serio ad andare in porta e a cercare di segnare su azione. Tutti i gol sono nati su palla inattiva, anche qualche autogol è nati invece su calcio piazzato, il Catania non riesce a segnare su azione e purtroppo questo è un problema che poi si va anche a sintetizzare con un'assenza di risultati. L'ultimissima, Giovanni, ringraziandoti ovviamente, la posizione del tecnico Giuseppe Raffaele, in virtù anche della prova molto sottotono nel derby, che ovviamente pesa parecchio a livello psicologico a Catania, è arrivato un pareggio, ma insomma contro una squadra che aveva 12 giocatori disponibili, la sconfitta di oggi, la posizione di Raffaele com'è? Al momento non è a rischio, anche perché nel post gara di Palermo-Catania c'è stata anche la fiducia confermata da parte della dirigenza, ma
voi sapete meglio di me che poi queste situazioni sono sempre inclini anche a un cambiamento, e dunque io sono dell'idea, e queste sono le informazioni filtrate, che comunque già contro la Vibonese, perché il Catania, per chi non lo sapesse, deve recuperare una partita di campionato proprio mercoledì per l'infrasettimanale, sicuramente avrà da giocarsi tanto se non tutto, perché la sua posizione può ritenersi a rischio, anche se non ci sarà, salvo clamorosi cambiamenti, il cambio di guida tecnica in queste 72 ore. Grazie Giovanni per essere stato con noi. Grazie a voi, un saluto a tutta la redazione. Buon lavoro a Giovanni D'Antonio. Andrea, hai sentito, insomma, per il momento fiducia confermata. Raffaele, a noi ci interessa relativamente, perché quello che ci interessa, visto che ha detto il collega che il Catania deve recuperare una partita, anche il Teramo deve recuperare una partita, lo farà mercoledì contro il Foggia alle 18:30. ecco, alla luce anche del successo della Ternana e quindi allo stop del Bari, vediamo la classifica, e questa diventa una partita che poi precede uno scontro al vertice, perché poi c'è Ternana-Teramo. Il Teramo potenzialmente a meno uno dalla Ternana, nel senso che avendo due partite in meno potrebbe essere a 26, e se fosse veramente a 26 sarebbe scontro al vertice per definire la prima posizione. È una gara che si presenta da sola, il massimo sarebbe per il Teramo arrivarci con una vittoria contro il Foggia e poi andare a giocare per il primato non reale per quanto riguarda la classifica, perché il Teramo sarebbe comunque dietro, ma un primato virtuale, e se ci pensiamo sarebbe una grandissima cosa, perché la Ternana vista questo pomeriggio è la squadra più forte del campionato. Aspettavamo questo match del San Nicola per capire chi fosse la squadra migliore tra le due, e almeno in questo momento non c'è dubbio che sia la Ternana, e il risultato parla assolutamente chiaro. Però il Teramo è lì, e il fatto che se la possa giocare, come hai detto tu in precedenza, con grande tranquillità, con la consapevolezza di star facendo davvero una ottima stagione, è il modo migliore per arrivarci. Ecco, il modo perfetto sarebbe battere il Foggia e mettere anche un po' di pressione alla Ternana, che peraltro pare già stia pensando al Teramo, perché ho letto poco fa le dichiarazioni del tecnico Lucarelli: neanche il tempo di vincere la partita a Bari, è già dichiarato non siamo in fuga, e già domenica avremo l'avversario peggiore che ci potesse capitare, che è il Teramo. Quindi ci sono già dimostrazioni di grande stima che arrivano da Terni, dall'allenatore della Ternana, nei confronti del Teramo. Quindi nonostante la grande vittoria, Lucarelli è già proiettato al Teramo, e questo anche è il segnale della sensazione che sta dando la squadra di Paci a tutto il campionato, cioè una squadra che è forte e che è lì con merito. Da qui a dire che questa squadra possa competere fino alla fine ce ne passa, però sarà una settimana molto interessante che è tutta da gustare per i tifosi del Teramo. Allora ci andiamo ad ascoltare, tu hai detto le parole di Lucarelli, ci andiamo ad ascoltare quelle di Paci, poi le commentiamo con Aria. Allora, le corde che sono state toccate corde dell'equilibrio. Una sconfitta a volte, come ho detto la settimana scorsa, può far bene, e quindi abbiamo parlato di quello che avremmo dovuto fare durante gli allenamenti per preparare questa partita, né di più né di meno. La cosa che mi è piaciuta oggi riguardo a questo, perché sono state toccate le corde giuste, nel senso che la squadra è partita forte, e dopo una sconfitta a volte hai il timore, perché poi secondo tutti devi vincere per forza, ma non è sempre così facile, e quindi magari dentro un giocatore può scattare un po' di paura, di ansia, no? Invece questo non c'è stato, e questa è la cosa che mi è piaciuta più di tutti della squadra, che è partita forte. I primi minuti abbiamo preso un calcio d'angolo, preso una punizione, rischiato di far gol, è stata una grande partenza della squadra, e quindi quella è la cosa che mi piace più di tutti. Poi sì, il secondo tempo abbiamo un po' sofferto il loro possesso palla, non abbiamo avuto grandi tiri in porta da parte loro, non ricordo grandi parate di Lewandowski, però abbiamo giocato contro una squadra forte, molto forte, quindi era inevitabile soffrire un po' il loro possesso palla. Mi fa piacere che vedete il carattere della squadra, che si è visto il carattere della squadra, si è visto una squadra che è attaccata alla partita, che non molla, difficilmente che molla, e quindi è una grande caratteristica per una squadra. Non credo che noi abbiamo avuto
almeno 3 occasioni in cui potevamo far gol e loro non ricordo grandi parate di Lewandowski, quindi non vedo questa, non capisco questa che era più giusto un pareggio, non faccio fatica un po' a comprenderlo, perché poi sì, forse il loro possesso palla nel secondo tempo è stato maggiore, ma il possesso palla fine a se stesso non porta al risultato. Noi siamo stati bravi perché abbiamo trovato gol subito e poi l'abbiamo tenuto, e non è facile tenerlo contro una squadra così forte, e quindi credo che sia una vittoria meritata la nostra. Bonino secondo me ha fatto una buona prestazione, non era facile per lui perché era la prima da titolare e era un po' che non giocava dal lockdown dell'anno scorso, poi quest'anno ha avuto un periodo di inattività e secondo me ha fatto una buona partita. Questi sono i primi passi del suo inizio e quindi secondo me ha fatto una buona partita. Diakité in quel ruolo lì deve migliorare tanto. Ha grande potenziale, ma secondo me da difensore centrale rende maggiormente, perché il terzino è un ruolo molto complesso, è un ruolo tecnico, molto tecnico, e è un ruolo di tempi di gioco, è un ruolo di posture, non è semplice. La sua fisicità, la sua irruenza da difensore centrale lo porta a fare ottime prestazioni. Da terzino deve migliorare. Quando lavoriamo con lui terzino ci stiamo lavorando, è un processo lungo, ma a parte alcuni errori non ha fatto una brutta partita secondo me Diakité oggi. Finita la conferenza stampa, un salto su Eleven Sport a vedere Bari Ternana lo fai? No, ma va, assolutamente no. No, perché so il livello di questo campionato e quello che a me la cosa che veramente più il mio lavoro più grande sarà riuscire a tirare fuori il massimo da questa squadra e basta. Adesso è troppo presto per fare qualsiasi tipo di ragionamento, ma lo dico, Mara, lo dico con molta serenità, perché questa squadra ha gran potenziale, la difficoltà sarà massimizzare questo potenziale, quindi aver costanza, aver carattere nel mantenere nel perseguire un campionato del genere. Ci saranno difficoltà, ci saranno ostacoli, per quello cerco di rimanere sempre equilibrato e guardare partita dopo partita. So che i risultati sono buoni, so che è facile, no, farsi prendere dall'entusiasmo, come è giusto che sia, ma questa squadra ha del potenziale e noi dobbiamo riuscire a tirare fuori il meglio. Se poi il meglio è da ottavo, sesto, secondo, io non lo so oggi, ma riuscire a tirare fuori il meglio è il nostro obiettivo. Ani, Andrea, secondo voi l'ha vista poi la partita? Quella che si sente poi è la mia, mi ha fatto sorridere, perché io non ci posso credere che non l'abbia vista. Secondo voi l'ha vista? Decisamente sì. Guarda, no, non l'ha vista, si è risparmiato una bella sudata. Perché questa Ternana effettivamente impressiona. Però dico pure che magari il Bari avrà affrontato la Ternana in una maniera tale che la Ternana ha potuto prendere il sopravvento. Paci, se ha visto la partita o se la vedrà, potrà prendere delle contromisure, perché vedo difficile che il Teramo vada a fare la partita a Terni, però può impostare una gara con una condotta un po' più accorta e far venire fuori la Ternana e cercare di punire di rimessa. Quindi non diamo per scontato che la Ternana in quanto squadra forte andrà in carrozza, tutt'altro, io penso che Paci preparerà bene quella partita. Ah, ha detto, insomma, non so se ottavo, sesto, secondo. Prima un amico da casa ci ha detto: ma può lottare per il primo posto questa squadra? La chiave fino a questo momento è stata il togliere la pressione, perché in una squadra in cui ci sono molti elementi della passata stagione che hanno dimostrato di saper poco gestire, magari anche poco aiutati, la pressione di dover lottare nella scorsa stagione per i grandi obiettivi, questi elementi hanno dimostrato appunto di non riuscirci, magari appunto poco aiutati. La chiave finora è stata togliere la pressione, come abbiamo spesso detto fino a questo momento. Bisognerà capire se quando ci sarà la pressione per classifica, perché comunque se continuerà così il Teramo, la pressione del fare
qualcosa di importante verrà da sé. Questi giocatori che nella passata stagione magari non sono stati in grado di gestirla lo saranno adesso con un allenatore magari diverso che ha puntato molto all'inizio sul lavorare sull'aspetto mentale e psicologico di alcuni. Quindi teoricamente almeno nell'11, 12, 13, 14 uomini il Teramo può lottare per, secondo me, per i primissimi posti. Forse qualcosa manca a livello di panchina in una rosa che magari nella passata stagione era un po' più ampia, un po' più dava un po' più di scelte a livello qualitativo un po' più alto. Però è chiaro che poi nell'arco di un campionato possono accadere tante cose, magari alcuni giovani possono sorprendere, alcuni che magari nella passata stagione non hanno fatto benissimo, stanno facendo bene adesso, possono continuare a rendere bene. Nell'arco di un campionato possono accadere appunto tante cose. Finora il Teramo ha dimostrato che con poca pressione riesce comunque a giocare bene, a gestire anche quando magari le prestazioni non sono eccelse come oggi il risultato, e portare a casa la vittoria, che è una cosa molto molto importante. Bisognerà adesso, secondo me, vedere al termine di questo miniciclo che si concluderà a Francavilla Fontana dove sarà il Teramo, se continuerà ad essere in queste posizioni di alto classifica, secondo me poi non potrà più nascondersi, avrà le carte in regola per cercare di fare perlomeno qualcosa di importante e di arrivare il più in alto possibile anche in relazione alla rosa a disposizione e ovviamente a quello che faranno le altre. Tanto questo è il tiro di Burino nel primo tempo, che ha avuto una buona occasione, un'ottima occasione nella ripresa, probabilmente, come ci ha scritto l'amico poco fa da casa, ha detto probabilmente avesse avuto anche il destro, forse poteva andare direttamente alla conclusione, al diagonale di destro. Chi invece non ne sbaglia uno è Carlo Ilari, che andiamo ad ascoltare. 5 gol in campionato fino a questo momento, giocatore più decisivo probabilmente, non solo nel Teramo, anche nella parte medio-alta della classifica del girone C, giocatore forse uno dei più decisivi. Carlo Ilari. Tutt'altro Teramo, purtroppo mercoledì c'è stata una prestazione sottotono e avevamo voglia di rifarci, di riscatto, e questa è una vittoria importante. Penso che la squadra se la sia meritata per come ha approcciato la partita e per come poi si è svolta. Eravamo molto delusi dalla sconfitta di mercoledì, perché comunque a prescindere dal risultato non eravamo contenti della prestazione, e quindi penso che quella oggi c'è stata e di conseguenza anche il risultato, ecco, quindi va bene così. Io sono contento per i 3 punti, che per me è l'obiettivo fondamentale. Io mi metto al servizio della squadra, e quello di finalizzare è un po' il compito di tutti. Oggi è stato bravissimo Pedro a darmi un ottimo pallone e insomma siamo andati in vantaggio subito. E peccato, perché potevamo finalizzare qualche ripartenza nel secondo tempo, in cui ci sono state secondo me delle occasioni molto importanti che potevano chiudere la partita, e non ci siamo riusciti, ma come ripeto, l'importante era vincere la partita e l'obiettivo è stato raggiunto, ecco. Era la prestazione che doveva essere totalmente diversa da quella di mercoledì, dovevamo riscattare non tanto il risultato, perché quello è solo una conseguenza. Noi non eravamo contenti della prestazione che abbiamo fatto mercoledì, e quindi per questo c'è stata una maggiore attenzione, una maggiore voglia di raggiungere il risultato e di fare una bella prestazione. Quindi ci siamo riusciti, e a prescindere dal gol che sia pesante o meno, l'importante era raggiungere la vittoria. Ti voglio chiedere se c'è qualcosa che manca, e se sì che cosa manca ancora a questa squadra per, dai, diciamocelo, per potersi giocare il campionato. No, ma io, guarda, io ti dico sinceramente, io ho un pensiero diverso, nel senso che noi ci ripetiamo sempre che dobbiamo migliorare. In ogni partita ci sono degli errori, li studiamo, li analizziamo, e pensare a cose più grandi, no, sinceramente guardiamo partita per partita, cerchiamo di migliorare. Io non sto lì a guardare classifiche, cose, perché tanto siamo ancora all'inizio, succederanno talmente tante cose che è inutile stare lì a fare mille ragionamenti. Siamo contenti di questo inizio di campionato, però
siamo sicuri appunto che arriveranno momenti difficili, perché comunque insomma ci può stare nell'arco di un campionato un momento di difficoltà. Dovremo essere ancora più bravi lì, come lo siamo stati oggi dopo la sconfitta di Catanzaro, a riscattarci, ad avere voglia di, tutti insieme, di arrivare ai risultati. Solo così poi alla fine vedremo quale sarà il risultato e la classifica. E vedremo quali saranno i risultati del Teramo. Giustamente, come ci scrivevano prima, la partita forse più importante adesso è quella di mercoledì contro il Foggia. La partita mercoledì torna in campo anche il Catania. Allora, io do la buona serata a Livio Giannotta di Tutto Calcio Catania. Ciao Livio. Non so se mi sente. Intanto si sta collegando anche l'allenatore del Notaresco, Massimo Epifani. Tra poco lo salutiamo. Forse non mi sentono. Allora Andrea, ti chiedo a te, la partita più importante è certamente quella con il Foggia, contro una squadra che però è in grande risalita. Sì, infatti prima ho parlato della gara con la Ternana, ma Paci, prima di preparare quella, deve preparare la partita col Foggia, e penso che grande attenzione dovrà fare proprio motivare al massimo la squadra, perché magari qualcuno può già pensare al big match di Terni. Invece è una partita molto difficile contro un Foggia in condizione, che ha battuto il Bari, che questa sera ha vinto contro la Cavese, che è risalita, dunque arriverà una squadra sicuramente vogliosa di fare risultato, che rappresenta una piazza anche di un certo blasone. Quindi è una partita difficile, e per arrivare benissimo al match di Terni bisogna passare per una bella prestazione e per una vittoria contro il Foggia, che è tutt'altro che scontata. Assolutamente, assolutamente sì. Non so se Livio mi sente, ma certamente mi dovrebbe sentire. Livio, mi senti? No, credo di no, però mi sente sicuramente Massimo Epifani, a cui do la buona serata. Ciao Massimo. Buonasera. Allora, ti chiedo, poi parleremo anche di Serie D con te, delle prospettive di questo campionato, ma te l'aspettavi un Teramo così? Ma io forse sono stato uno dei pochi che credeva in questa squadra, l'ho detto anche l'anno scorso. Questa è una squadra che secondo me parte da lontano, nella costruzione dell'anno scorso, e oggi per me non è una sorpresa che sta facendo grandi cose. Mi fa piacere per l'allenatore, che lo conosco benissimo, però è una squadra che ha valore, è una squadra secondo me forte, che era forte anche l'anno scorso, però quando tu cambi talmente tanto bisogna avere tempo per lavorare. Quest'anno è una squadra totalmente diversa da quella dell'anno scorso, e credo che sta lì davanti, ma è una squadra che lotterà fino alla fine. Pensi quindi che possa poi in realtà arrivare anche molto in là con il campionato, tra le prime? Ok, è saltato anche Massimo Epifani, va bene. Non scherziamo. Va bene, facciamo così allora, visto che sono le 20.03, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco con Teramo Catania e con la Serie D. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, adesso sì, possiamo andare da Livio Giannotta, il collega di Tutto Calcio Catania. Ciao Livio, adesso ti vediamo e ti sentiamo. Sì, ciao, ciao a tutti, buonasera. Allora, faccio a te una domanda che insomma ci ronza nella testa da questo pomeriggio. Dovendo rifare la formazione, pensi che Raffaele rifarebbe la stessa? Vabbè, sai, è troppo facile dirlo a giochi fatti. È troppo facile. Sicuramente le scelte effettuate nei secondi 45 minuti hanno determinato una reazione da parte della squadra. Il problema del Catania però è un altro. Questa squadra è ormai una costante che dura sostanzialmente un tempo, quindi non va bene. Ecco, diciamo che la partita il Teramo l'ha sbloccata già dopo i primi 2-3 minuti di gioco, però insomma nel primo tempo obiettivamente si è visto una reazione poco convinta da parte del Catania, merito anche del Teramo, e questo va anche detto, va sottolineato. In particolare il Teramo mi ha impressionato molto sul piano dell'intensità e della riconquista della palla. È una squadra che nel momento in cui il Catania tentava di imbastire una manovra offensiva
ripartiva subito e con due o tre passaggi praticamente si affacciava nell'area di rigore rossa-azzurra. Quindi meriti anche al Teramo e demeriti comunque anche da parte del Catania, che insomma ha avuto una reazione secondo me tardiva. Ecco, non bisognava regalare sostanzialmente il primo tempo. Le stavo leggendo poco prima di andare in onda, molto interessanti le vostre pagelle di reparto, che sono molto interessanti. Un 5,5 alla difesa, che sostanzialmente è il reparto migliore, e dire che era quello che era più falcidiato dalle assenze. Centrocampo 5, 4,5 l'attacco. In fondo però, se andiamo a vedere sulla carta, per caratura dei giocatori, dovrebbe essere quasi il contrario, l'attacco a dover far più paura della difesa. Sì, se vogliamo metterla su questo piano sicuramente. Ma guarda, il voto molto deficitario all'attacco lo do più che altro per le occasioni importanti sprecate nei secondi 45 minuti, è perché nella prima frazione il Catania si è visto davvero poco dalle parti di Lewandowski. Quindi diciamo che, ripeto, non so voi, io ho avuto modo di collegarmi adesso, avete già sicuramente avuto modo di parlarne, ma insomma il Catania comunque nel primo tempo doveva fare di più. Il discorso è sempre quello. È chiaro che si registravano delle defezioni importanti, mancavano giocatori importanti, soprattutto in difesa si è fatta sentire l'assenza di Tonucci. Il Teramo è stato molto concreto, secondo me è una squadra molto ordinata, determinata. Se vogliamo parlare del numero di occasioni da gol prodotte, magari ti posso dire sì, il pareggio ci poteva anche stare, però se analizziamo la partita a 360 gradi, secondo me nell'arco dei 90 minuti il Teramo ha avuto comunque più voglia, più fame, e alla fine l'ha portata a casa. Livio, per concludere, ti ringraziamo ovviamente per il tempo che ci hai concesso. Visto che ci troviamo in fatto di pagelle, ci dai il migliore e il peggiore del Catania? Allora, il migliore secondo me è Pecorino, per la generosità evidenziata nell'arco dell'intera durata del match. Poi trovare un peggiore in campo, un singolo giocatore, ti posso dire, giocatore che magari da cui ci si poteva aspettare qualcosina in più, forse Dall'Oglio, tolto il bel calcio di punizione battuto nei primi 45 minuti, poi insomma diciamo che non, da Dall'Oglio mi aspettavo qualcosina in più, quindi direi tutto sommato questo, insomma. Pecorino, migliore rossoazzurro in campo, un giocatore che tra l'altro è esordito nel derby da titolare, insomma è un attaccante giovane catanese, devo dire che tutto sommato non mi è dispiaciuto. E poi sì, ti confermo, Dall'Oglio secondo me, se devo individuare un rossoazzurro che mi ha un po' deluso, ti posso dire Dall'Oglio. Livio, io ti ringrazio, buon lavoro ovviamente, grazie per la disponibilità. Grazie a voi, una buona serata. Grazie a Livio Giannotta. Prima di chiudere Teramo Catania, flash con Ania. Abbiamo visto Bombaggi, qualche problema in finale al triplice fischio, ma con il Foggia ci dovrebbe essere. Sì, dovrebbe trattarsi solo di un colpo allo stinco, di una botta alla tibia, quindi insomma vediamo le prossime ore, ma così detta non dovrebbe mettere a rischio insomma la presenza di Bombaggi, questo infortunio. Tra l'altro è stato anche un colpo rimediato nel corso della ripresa, diversi minuti prima che la gara finisse, quindi è stato anche ha anche dimostrato un'ulteriore volta a Bombaggi l'attaccamento la maglia, perché si vedeva in campo che non stava benissimo dopo il colpo ricevuto, ha stretto i denti ed è comunque riuscito a dare il suo apporto in qualche modo, salvo poi cadere a terra al triplice fischio perché non riusciva più a stare in piedi. Ania, io ti ringrazio, ci vediamo mercoledì alle 21 per il post Teramo Foggia, grazie per essere stata con noi. Ovviamente appuntamento a un Proteramo speciale. Oramai ci siamo abituati a questi Proteramo speciali che slittano di 24 ore perché si gioca di mercoledì. Ciao Ania, grazie a voi.
Rientriamo. Massimo, allora, prima di parlare di Serie D, io ti volevo stuzzicare su una cosa. È appena passato un messaggio. L'unica cosa che manca al Teramo è una vera prima punta. Oggi ha giocato dal primo minuto Burino, che tu conosci bene. Peraltro con te, mi sembra, sotto la tua gestione a Pescara, segnò il gol iniziale contro il Parma. Giusto? Ricordo sì. bene? Mamma sì. mia, una memoria di ferro. Burino, può essere la prima punta che manca a questa squadra? Ma secondo me Cristian è un buon giocatore, è un giocatore che era stato preso a Pescara per essere un titolare, e poi purtroppo i percorsi dei giocatori magari ritardano, però è un giocatore che secondo me, dandogli fiducia e facendolo giocare, oggi ho sentito il mister che ha detto che è la prima partita che giocava dall'inizio, e bisogna dargli tempo perché viene da un anno dove ha giocato non tantissimo, e quindi ha bisogno anche di tempo, però è un attaccante che in Serie C è un attaccante importante. Pace ha detto è più forte ad attaccare la profondità di quanto non riesca a fare spalle alla porta. Ha fatto una descrizione consona di Cristian Burino? Ma lui è un giocatore che attacca molto bene la profondità, farlo venire in solo incontro lo limita perché non ha quelle caratteristiche al 100%, però è un attaccante che è un attaccante moderno che attacca la linea. E secondo me è un giocatore che da un momento all'altro può esplodere. Chiudiamo un attimo la parentesi legata al campionato di Serie C. Intanto diamo la buona serata anche al direttore generale del Pireto, Roberto Giammarino. Buonasera direttore, per chiedervi ma questo campionato di Serie D e riparto da Massimo Epifani, ma questo campionato di Serie D, Massimo, alla fine in porto ci arriva oppure no? Ma ce l'auguriamo tutti. È logico che se non fanno i protocolli diventa difficile, perché ogni settimana c'è un positivo per squadra. Stiamo vivendo un momento molto difficile della nostra vita e credo che è sotto gli occhi di tutti, però per l'impegno che si ha in Serie D, io l'avvicino molto alla Serie C per l'impegno sia economico societario che sia per i giocatori, per gli allenamenti che si fanno, dovremmo fare gli stessi protocolli che fanno la C per cercare di dare una continuità al campionato. Ma tu pensi che sia sostenibile dalle società di Serie D un tipo di protocollo che sia quello del campionato dei campionati professionistici? Ma è lì l'emblema è quello, bisogna avere una mano dalla Lega Nazionale dei Tanti, e credo che dobbiamo dare una mano anche noi a detti ai lavori, perché poi salvaguardiamo anche dei posti di lavoro, perché i ragazzi lavorano e quindi dobbiamo cercare un po' tutti quanti di lavorare e di portare a termine questo campionato. È logico che per le società è un rimborso importante, però credo anche che si fanno già tanti sacrifici per allestire una squadra, si spendono dei soldi e credo che non si può fermare per dei protocolli, sempre avendo degli aiuti esterni, perché secondo me sono fondamentali per la società. Una domanda di Andrea per Massimo Epifani, poi lo salutiamo ringraziando ovviamente tutti quelli che ci hanno tenuto compagnia questa sera in una domenica particolare. Andrea. Sì, buonasera mister. Intanto che squadra ritroveremo domenica, sperando si possa giocare, sperando non ci siano ulteriori contrattempi, e poi se in qualche modo ha dato uno sguardo all'Aprilia che ha giocato e ha recuperato il match contro il Matese questo pomeriggio, quindi questo sul fronte tecnico, e poi sul fronte delle indiscrezioni, ecco, voi cosa sapete? Anche in società sono arrivate delle notizie circa protocollo che è necessario, altrimenti si ripartirà per fare un buco nell'acqua, non ci saranno condizioni per portare a termine il campionato, il protocollo è la base su cui poter proseguire la stagione. Ma per quanto riguarda l'aspetto tecnico è logico che ripartire non sarà semplice per nessuno, perché poi questa sosta forzata, anche se ci siamo allenati sempre, la cosa più difficile è tenere alta la tensione. La squadra stava facendo delle grandi cose, stava benissimo, e mi auguro che con gli allenamenti che abbiamo fatto riusciamo a ripartire nella stessa maniera, quindi ci auguriamo di ripartire bene. Per quanto riguarda la Priglia, l'ho guardata oggi un pochettino, incontriamo una squadra che secondo me non è una squadra da ultimo posto, perché ha giocatori importanti, e
quindi troveremo una squadra forte, che come ce ne sono tanti in questo campionato di Serie D di quest'anno, perché credo che sia molto livellato in alto. E quindi domenica dovremmo ripartire forti sperando di giocare, e troveremo davanti sicuramente una squadra forte. Per quanto riguarda quello che hai detto, Andrea, sono d'accordo. Sappiamo che ci sta dei protocolli che la Lega Nazionale sta varando, speriamo che al più presto vengano fuori, perché se no andiamo incontro a rinvii tutte le settimane e quindi il campionato verrà falsato, perché noi dobbiamo recuperare una partita, il campo basso deve recuperare partite, poi sono squadre che devono recuperare due o tre partite, diventa un campionato falsato. Anche la Recanatese. La Recanatese, quindi diventa un campionato troppo falsato. E poi c'è il pericolo di magari di giocare tante partite ravvicinate, poi quando speriamo questa pandemia maledetta va via. Assolutamente, grazie Massimo per essere stato con noi, ovviamente in bocca al lupo, e speriamo insomma che tutto torni alla normalità, anche se, come abbiamo detto in apertura, le ultime notizie non sono riguardo alla nostra regione, ma tanto in generale più o meno è dappertutto la stessa cosa, non sono molto confortanti. Grazie Massimo per essere stato con noi. Grazie a voi. Un saluto a Massimo Pifani, allenatore del Notaresco. Noi ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo con l'ultima parte dell'Abruzzo del pallone. Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone. Diamo di nuovo la buona serata a Roberto Giammarino, direttore generale del Pineto. Ben ritrovato direttore. Vi ricordo quella che è stata la notizia di apertura del nostro appuntamento, e cioè che da martedì l'Abruzzo si appresta ad entrare all'interno di misure più restrittive. Non sappiamo ancora, perché manca l'ufficialità, se ci saranno i canoni della cosiddetta zona rossa o zona arancione plus, chiamatela come volete. Sotto la lente di ingrandimento ci sono le scuole e i centri commerciali. Le scuole ovviamente quelle che attualmente hanno ancora didattica in presenza, non quelle che hanno didattica a distanza, quelle che hanno didattica in presenza, e ovviamente anche i grandi esercizi commerciali. Ma lo ripetiamo, sono tutte misure ancora da ufficializzare. Allora faccio la stessa domanda a Roberto Giammarino. Direttore. No, Jacopo, per completezza è in corso ancora la riunione di giunta, e al termine di questa riunione saranno prese decisioni ufficiali. Ufficiali, però, insomma, certamente. Quello è l'indirizzo, sembra. Quello dovrebbe essere l'indirizzo. Allora, direttore, stessa domanda che ho fatto prima, con queste premesse, il campionato di Serie D, con i rinvii, come si fa? Jacopo, stiamo attraversando una situazione particolare, quindi anche il calcio la sta vivendo appieno. Forse dovevamo muoverci un po' prima con dei protocolli, diciamo, che ci permettevano di portare avanti di iniziare questo campionato, perché siamo alla sesta partita, quindi siamo proprio agli inizi. Adesso oggi ho sentito qualche amico e stanno preparando un protocollo importante che ci permetterà molto probabilmente di continuare, seppur con situazioni di atleti positivi. Ho sentito che ci sarà un'opportunità di farci fare dei tamponi a tutti quanti prima delle gare. E poi verrà data, insomma, l'opportunità con un'azienda che ci fornirà questi tamponi per tutto il parco della Serie D. Quindi diciamo che qualcosa si sta muovendo, quindi stanno lavorando per cercare di non dico di metterci nelle condizioni della Serie A, della Serie B e anche della Lega Pro, però ci daranno le opportunità, quelle armi almeno che ci possono consentire di andare a giocare la domenica con più tranquillità. È chiaro che il protocollo dovrà essere elaborato, perché se con un solo positivo non si gioca rischiamo di far falsare un campionato che già in questo momento è iniziato con grandi difficoltà. Però dai, nei prossimi giorni, ecco, Andrea diceva della zona rossa, non ero neanche a conoscenza, perché oggi
ho staccato la presa e stavo a casa, adesso lo sto apprendendo. Insomma, ci sono delle situazioni anche nel nostro territorio a Pineto abbastanza delicate, vediamo. Oggi il sindaco Verrocchio credo che abbia chiuso un paio di scuole a Pineto, secondarie, quindi c'è una situazione particolare in tutti i luoghi e anche a Pineto è questo, vediamo bene. Eh sì, perché poi in realtà, Andrea, il nodo gordiano per il mondo dei dilettanti qual è? Poi fondamentalmente quello che ha detto prima il direttore, con un positivo non si gioca, e quindi è evidente che cominciano a mancare poi gli slot, a meno che non ti fermi come hai fatto in questo momento, ma probabilmente quando riprenderà il campionato saremo da capo a 12. Ecco, io infatti volevo chiedere proprio al direttore, facendo i test nel giorno della partita per quanto riguarda la Serie D, parliamo di test rapidi, tamponi antigenici, perché se bisogna aspettare il responso dei tamponi molecolari ci vorrebbero insomma mediamente 4-5 ore, quindi le partite sarebbero comunque a rischio. Guardiamo la Serie C che diverse partite è chiamata a spostarle, invece per quanto riguarda la D si tratterebbe di tamponi di test rapidi che fanno sì che i giocatori che hanno la positività non scenderanno in campo, chi ha invece le negatività potrà regolarmente giocare. Certo, i test rapidi sono quelli che ti danno l'opportunità di conoscere l'esito nel giro di 20 minuti o una mezz'oretta. Sicuramente i test rapidi sono molto affidabili. Sì. È chiaro che in caso di positività poi si dovrà sempre ricorrere al molecolare, però io credo che i riscontri in questo campo ci sono stati e se lo stanno attuando da tutte le parti, stanno facendo fare protocolli con i test rapidi, vuol dire che sono efficaci. Credo che almeno sia una posizione importante che la Lega ha preso, la Lega di Serie D, e ci sono dei buoni riscontri. Adesso dobbiamo solamente valutare la ripartenza, scegliere un momento importante per ripartire, cercare di, con la maturità di tutti, perché tutti i ragazzi sanno e siamo coinvolti tutti in questa battaglia, dobbiamo essere bravi anche a gestire le ore che ci dividono dalle gare. È chiaro che io il tampone lo faccio il venerdì o il sabato, è chiaro che poi devo essere molto attento a chi frequento, se esco con la mascherina sicuramente sì, i nostri ragazzi sono stati già sono responsabili di questa cosa e spero che lo siano tutti, perché poi è chiaro che si può contrarre il virus anche con una semplice leggerezza, un amico dell'ultimo momento ti può creare il problema, quindi dobbiamo essere bravi tutti. Direttore, quando riprenderà il campionato, perché comunque riprenderà, soprattutto se ci sarà un nuovo protocollo, ammesso che siano stati giocati, noi ce lo auguriamo, tutti i recuperi, ma ovviamente anche in questo caso è tutto un'incognita, perché poi ne salta uno e va alla settimana successiva, come poi possiamo classificarlo questo campionato? Cioè tra 20 anni come parleremo di questo campionato, con un asterisco? Innanzitutto io sento voci di girone d'andata, finisce col girone d'andata, secondo me questa è una follia, perché se si parte con questo presupposto allora è meglio fermarsi adesso e aspettare tempi migliori. Io credo che se questa battaglia la iniziamo la dobbiamo continuare, non ci sono dei muri di cemento armato, noi possiamo finire anche i campionati a ottobre del prossimo anno, se questa è una storia che racconteremo ai nostri nipoti, perché i figli miei, i figli ce li abbiamo già, almeno nel mio caso, e racconteremo ai nostri nipotini quando sarà questo momento che abbiamo vissuto. I nostri genitori raccontavano la guerra, noi racconteremo il coronavirus, però voglio dire, se si parte con il presupposto di portarla a termine, si portano a termine con tutte le regole che ci sono. Io credo che questo sia una cosa doverosa se ci vogliamo accingere a riprendere questo campionato. Se non ci si hanno le idee chiare, a questo punto fermiamolo e ripartiamo quando sarà pronto tutto, quando saremo in grado di poterlo gestire. Ecco direttore, però
Da comunicato la ripartenza è il 29 novembre, fino a domenica si giocheranno i recuperi, altri saranno disputati comunque dopo la ripartenza, ma da comunicato si riparte regolarmente il 29, ma la LND e il campionato di Serie D saranno pronte, ecco, secondo lei ci sarà la possibilità effettivamente di avere un protocollo vigente, validato per poter ripartire il 29, ecco, anche a livello di indiscrezioni, cosa sapete? Io credo che la Lega, la federazione si stia preparando a far uscire un nuovo protocollo. Da quello che ho sentito più o meno potrebbe essere una cosa accettabile e fatta anche bene. I tamponi verranno fatti, verranno date le opportunità di farli a tutte le squadre, avremo un protocollo ufficiale, potrebbe essere una soluzione valida. L'unica cosa è valutare tutte queste situazioni che si stanno verificando tra zone rosse, zone gialle, zone arancioni. È chiaro che se da qui a una settimana l'Abruzzo diventa zona rossa, non lo so se il calcio sarà in grado di continuare a prescindere dalle zone rosse, arancioni o gialle. Questo non te lo so dire, Andrea, sinceramente. Direttore, l'ultimissima, qualche settimana fa le società sono state chiamate a votare se proseguire oppure uno stop, che poi però è arrivato quasi d'imperio, quasi per necessità. Ecco, ritiene che in quel frangente probabilmente si poteva magari pensare di fermarsi prima, oppure quella comunque in quel momento è stata una decisione giusta? Allora, la decisione, noi abbiamo rimesso a meno, ci sono sentiti i presidenti, noi abbiamo chiesto al nostro presidente, dottor Silvio Brocco, qual era la posizione che dovevamo sposare. Sinceramente noi abbiamo dato il nostro assenso a continuare, perché se siamo partiti con le difficoltà sapevamo che ci potevamo trovare di fronte a una situazione della pandemia che aumentava e c'erano dei riscontri anche nel calcio. È chiaro che noi abbiamo detto sì, ma poi doveva seguire quello che stiamo facendo adesso, che aspettavo qualche settimana fa. Forse sono stati un po' troppo lenti nel deliberare queste situazioni, nel lavorare questi protocolli. Si poteva fare un po' prima, però in questi casi poi non puoi neanche puntare il dito sui ritardi, eccetera, perché sono situazioni che evolvono di conseguenza, quindi non possiamo essere bacchettoni a dire potevamo fare e non potevamo fare. Queste situazioni devono essere verificate bene. Se comunque si ripartirà con il protocollo nuovo che ci sarà a breve, a giorni, speriamo che possa ripartire alla grande, insomma. Direttore, prima dell'ultima domanda di Andrea, fatemi dare una notizia, ovvero è in corso la riunione straordinaria in videoconferenza della Giunta con la presenza dei direttori dei vari dipartimenti regionali. Da martedì, dopodomani, zona rossa per tutto l'Abruzzo, con scuole di ogni ordine e grado chiuse. Si sta pensando anche a misure che potrebbero limitare l'assembramento delle persone che camminano per strada, ma l'ufficialità della decisione spetta al presidente Marsiglio con la giunta che è ancora in atto, e quindi tra poco probabilmente ci sarà l'ufficialità. Però l'Abruzzo si avvia ad autoproclamarsi zona rossa, poi vedremo se sarà confermata. Andrea, l'ultima domanda per il direttore. Sì, domanda quasi retorica. Che momento è per le società di Serie D, anche alla luce dell'intervista che ho letto da parte del collega Paolo Martocchia al Messaggero, al vicepresidente Gerardo De Luca, sia in riferimento allo status dei calciatori, sia anche in riferimento a questi pagamenti che andrebbero fatti relativi allo scorso campionato, quando poi c'è stato il lockdown e il campionato è stato sospeso. Ecco, che momento è per le società questo, direttore? Allora, intanto nessuno sta valutando che il campionato è arrivato quasi a metà novembre,
e le partite giocate sono state 6. Le società hanno pagato i rimborsi, almeno nel nostro caso abbiamo già pagato 3 rimborsi, e se il mercato si riaprirà i primi di dicembre come ogni anno, secondo me si farà un errore. Allora noi dobbiamo comunque, spero che venga valutata anche questa situazione, perché non si può riaprire un mercato dopo 6 partite effettuate. Io credo che bisognerà spostare anche la riapertura del mercato dei dilettanti, si dovranno spostare forse a metà gennaio, non lo so, comunque lo dovranno spostare almeno di un mese e mezzo per farci fare comunque almeno arrivare quasi al girone d'andata, perché altrimenti le società sarebbero molto penalizzate sotto l'aspetto dei rimborsi. Noi a dicembre negli altri anni avevamo fatto quasi tutto il girone d'andata e avevamo pagato 4 rimborsi. Queste sono più o meno le regole dei dilettanti, quindi questa innanzitutto è la prima cosa che spero venga fatta da chi ci governa e da chi ci sta. È chiaro che tutto il resto, stiamo vivendo una situazione particolare, questi rimborsi sono più che altro, l'anno scorso sono serviti perché il campionato si è bloccato, e quindi, però eravamo a 3/4 del campionato, eravamo quasi alla fine, quindi si poteva sperare di ripartire, però poi hanno deciso di bloccarlo, bene. Però dobbiamo ricordarci che in una pandemia non è facile né prendere decisioni né poi pensare se si poteva far meglio o peggio. Questo è quello che più o meno riesco a dirvi. Grazie direttore per essere Grazie. Stato con noi. Ovviamente in bocca al lupo per il futuro. Noi ovviamente attenzioneremo. Ciao, grazie. Attenzioneremo il campionato. Ciao direttore, da un direttore all'altro al telefono il direttore generale del Castelnuovo Emilio Capaldi, a cui do la buona serata. Buonasera direttore. Buonasera a voi, un saluto ad Andrea. Ciao direttore. Ben risentito. Allora, direttore, come siamo messi dal punto di vista... Prima il DG del Pineto Gianmarino ci ha detto insomma, tra pochi giorni dovrebbe uscire un nuovo protocollo che non è come quello dei professionisti, ma ci si avvicina con tamponi rapidi che permetteranno al campionato di Serie D di proseguire. Sì, io di solito mi sento con... la Lega Nazionale Dilettanti, l'idea è quella di fare un protocollo attuativo nuovo che si avvicini molto a quello dei professionisti, in quanto in questo momento avere un positivo si può chiedere in rinvio. Quindi sicuramente si farà come in questa fase dei campionati professionistici, e soprattutto poi a 1 o 2 giorni dalla gara si faranno sicuramente tamponi veloci. Questo direttore potrebbe salvare il campionato, che altrimenti, soprattutto con le notizie che stiamo dando dell'ultima ora, insomma l'Abruzzo che da martedì si avvia verso la zona rossa, diventerebbe davvero complicatissimo. Sì, già è in questa fase complicato, sarà ancora più complicato, però l'intendimento della Lega Nazionale Dilettanti è continuare questo campionato nel miglior dei modi. Poi dovesse succedere qualcosa, speriamo di no, sicuramente potranno sicuramente soprassedere play-off e play-out, però la situazione in questo momento è che il campionato continui, non credo che riprenderà il 29 di novembre, ma sicuramente il 6 di dicembre, per dare possibilità il 6 di dicembre di recuperare tutte le partite dei recuperi. Quindi praticamente direttore, l'intenzione è prima completiamo i recuperi, poi riprendiamo. Esatto. Questo è l'intendimento della Lega Nazionale Dilettanti. Con l'ulteriore, tra virgolette, rischio che dovessero saltare ulteriormente, la data della ripartenza potrebbe slittare ulteriormente? No? Sì?
loro prevedono che il 29 è la data che loro hanno detto che si riprenderà il campionato, però io sinceramente non credo, slitterà di una settimana ancora. Andrea, una domanda per il direttore? Sì, anche insomma lo risaluto il direttore Capaldi e gli chiedo insomma quello che ho chiesto anche al DG Gianmarino. È vero che Castelnuovo è una società nuova in Serie D, società fresca, società sana, però il direttore che tasta il polso anche agli altri club abruzzesi e non, che momento è? Perché ci si lamenta anche di questo contributo che la Lega Nazionale Dilettanti sta dando di 3.000 euro che però non è sufficiente per affrontare le criticità che sopportano le società stesse di Serie D. Ecco, se ci può in sintesi esprimere quello che è lo stato, no, delle società. Ma per quanto ci riguarda, credo che le difficoltà sono di tutti. È un momento topico dove bisogna stare molto attenti. So che la Lega Nazionale Dilettanti sta cercando di condividere con il Consiglio federale, col Presidente Gravino, un contributo straordinario nel mese di gennaio. E quindi, ma soprattutto stanno cercando, se, qualora ci riuscissero, che ogni regione di trovare un centro analisi dove poter attuare una convenzione da parte della Lega Nazionale Dilettanti per questi tamponi veloci. Allora, direttore, io la ringrazio, la lascio purtroppo con una notizia che avevamo anticipato alle 19.30, non positiva, che ha trovato conferme nel corso della serata, ovvero che da martedì l'Abruzzo di fatto si autoproclama zona rossa, decisione maturata nel corso del Comitato Tecnico Scientifico Regionale presieduto da Alberto Albani, una riunione del Comitato di oggi pomeriggio. Saranno chiuse dunque scuole di ogni ordine e grado e negozi, fatta eccezione per quelli che forniscono ovviamente servizi essenziali. Il governatore Marsiglio dovrebbe firmare, ma ripetiamo, il condizionale è d'obbligo in questo momento, dovrebbe firmare i provvedimenti nella giornata di domani. Oggi ha preso le valutazioni del CTS per poi riunire gli assessori ed informarli dell'evolversi della situazione. E peraltro, a proposito di assessori, c'è un post dell'assessore imprudente che dovremmo leggere, ecco qua, di 50 minuti fa, vicepresidente peraltro della giunta, che dice: a volte si deve fare anche ciò che non si vuole fare perché è giusto ed opportuno, nessuno può sfuggire alle responsabilità, questi non sono momenti per fare giochi politici o propagandistici, ma sono momenti in cui prendere posizione e anticipare delle scelte. L'Abruzzo deve essere zona rossa con chiusura delle scuole. Questo il vicepresidente della giunta Emanuele Imprudente, che ha anticipato la notizia. Noi salutiamo il direttore generale del Castelnuovo Emilio Capaldi, grazie direttore per essere stato con noi, speriamo di risentirci ma soprattutto rivederci presto. Grazie a voi, buona serata. In bocca al lupo al Castelnuovo. Insomma, abbiamo detto, possiamo anche cambiare il titolo della nostra ultima ora: da martedì di fatto l'Abruzzo diventa zona rossa, domani dovrebbe essere firmato il provvedimento dal governatore Marco Marsiglio, ma come avete visto il vicepresidente della giunta Imprudente ha anticipato la notizia. Andrea, io direi di fermarci qua. Ci salutiamo con il servizio di Matese Apriglia, non ci sono gol, 0-0. Poi ci salutiamo col calcio giocato, che è la maniera migliore. Col calcio giocato, con l'unico notizia. Calcio giocato che vi possiamo obiettivamente mostrare. Matese Apriglia 0-0, l'Abruzzo del pallone torna domenica prossima. 19.30, ovviamente vi ricordo gli appuntamenti. Torna, guarda, io voglio essere ottimista, torna, e siccome non si può andare molto in giro, state a casa e vi teniamo noi compagnia, no? Certo, assolutamente sì, torna settimana prossima. Ricordiamo gli appuntamenti con lo sport: domani sera replay, mercoledì sera e non martedì sera pro Teramo, per seguire, prima seguite la partita Teramo-Foggia.
e poi alla fine facciamo il consuntivo di come è andata la gara, sì. Mercoledì, da questa settimana non c'è più il ciclismo e poi l'appuntamento è direttamente per il 21. Spal Pescara sabato ore 14, quindi dalle 13:30 e poi domenica qui. Esattamente, va bene, grazie a te Andrea, grazie a Maurizio Daguin, regia che ci ha supportato e sopportato anche oggi. Ci salutiamo con il servizio di Matesi Aprilia 0-0, poi sigla, buona serata. Al Ferrante di Piedimonte Matese va in scena il recupero del recupero, quel Matese Aprilia che si sarebbe dovuto giocare prima il 16 ottobre, poi il 4 novembre. La volta buona coincide con una gara che finisce 0-0, non troppo spettacolare, in cui le palle gol migliori forse le hanno gli ospiti. Entrambe le squadre hanno chiesto un calcio di rigore a testa al signor Capriuolo di Bari, senza essere accontentate. Passiamo alla cronaca dicendo che il Matese indossa una maglia verde mentre l'Aprilia bianco-celeste. La gara di Albanese per i locali dura solo una manciata di secondi, esattamente 30. Il difensore di casa viene sbilanciato da Olivera dell'Aprilia e si fa male alla spalla. È costretto a lasciare il campo a Langellotti praticamente subito. Al quarto il diagonale di Noman dell'Aprilia è bloccato senza problemi dal neoportiere dei campani Palombo. Al quinto proteste locali a causa di una spinta di Camarà su Ricci, per il signor Capriuolo si può giocare. Grossa palla gol laziale quasi al settimo con la sfortuna forbiciata di De Marco alta sopra la traversa, avrebbe potuto fare meglio l'avanti ospite. Il Matese vuole un calcio di rigore all'11esimo dopo il colpo di petto a proseguire di Ricci. La palla viene agganciata da Abreu che vuole triangolare con il collega, ma la palla stessa viene interrotta dal braccio di Uedraogo. Qui il direttore di gara fa giocare fra le proteste dei giocatori di casa. Ancora Aprilia, stavolta è da fermo al 19esimo con la punizione distante di Olivera, respinta ma non bloccata da Palombo. Partita combattuta, il Matese ci prova con tutte le sue forze. Al 29esimo troppo debole il tiro del neo arrivato Barone che si spegne sul fondo. Aprilia che fa la partita ma non realizza, mentre al 37esimo il colpo di testa di Costantino del Matese fa correre i brividi ai giocatori in maglia chiara. Chiede un penalty anche la squadra laziale. Al 41esimo Pollace mette in mezzo e invoca un braccio non regolare da parte di Setola, ma anche qui l'arbitro fa correre. Con le immagini di Antonio Trotta siamo nella ripresa, dove è sempre l'Aprilia a tentare con più costanza la via della rete. Al sesto dal cross di Pollace la palla passa prima di essere calciata alta da De Marco che fallisce una buona occasione. Una palla gol importante la costruiscono anche i locali al 13esimo con la girata di Ciotola, non di molto a lato. Partita sempre molto viva, ma con il gol che rimane il grande assente. Urbano prova la strada del doppio cambio, intorno al quarto d'ora fuori Langellotti che era già subentrato nel primo tempo e Masi, dentro Barbato e Di Lullo, quest'ultimo ex Agnone e Vasto Girardi. Nel Matese si fa male al 19esimo Ricci, a sostituirlo è Minicucci. Lo stesso ex attaccante dell'Agnonese ci prova con un mancino impreciso quando corre il 34esimo. La gara cala notevolmente di tono anche se l'Aprilia dimostra di voler portare nel Lazio i tre punti. Al 35esimo dal fondo Uedraogo mette in mezzo il tapin di Bianchi, ci vuole un pezzo di bravura di Palombo per tenere la porta casertana preservata. Girandola di cambi negli ospiti con il tecnico Galluzzo che inserisce Bosi, Ferri e Luciani in luogo di Corelli, De Marco e dell'ex Juve e Lecce Oliveira. Vengono comandati 5 minuti di recupero nei quali succede poco o nulla. È la squadra di Urbano ad avere un'ultima chance esattamente al 95esimo sui piedi di Minicucci che calcia a lato da posizione defilata. È uno 0-0 che potrebbe star bene all'Aprilia dopo 40 giorni senza calcio a causa dei numerosi contagiati in rosa. Il Matese si prende il pareggio e pensa al futuro, fiduciosa anche in un miglioramento nel peso specifico offensivo.